Come sono le prospettive? La cosa che ci auguriamo è che, insomma, come piuttosto ovvio, che Sarone sia il laboratorio di idee che di solito riesce a essere, nel senso che alcuni degli elementi più brillanti sparsi in giro per il mondo sono un appuntamento per 5 giorni a Salone per ragionare del presente, per immaginare, specie oggi, un futuro accettabile. E cominciamo con una lezione magistralis di Amitav Ghosh, scrittore indiano, che verrà a parlare di sostenibilità, di ambiente, di cambiamento climatico, a cui già Amitav Ghosh ha dedicato delle pagine mirabili. Ci sarà il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, il premio Pulitzer per la narrativa Jennifer Egan, Annie Ernaux, Amelino Tomb, Joe Lansdale dagli Stati Uniti, per esempio. Insomma, oltre a, non posso elencarne neanche il 2%, perché sono 1520, ma il Salone, oltre a essere questo, è anche il momento in cui decine di migliaia di rettrici e direttori si ritrovano per stare insieme, per celebrare, diciamo, anche in tempi difficili come quelli in cui viviamo, le comunità che si possono creare intorno ai libri. Quindi è anche un rituale, diciamo, primaverile, un rituale che ritorna nella sua collocazione tradizionale a maggio, 19-23. Fondamentale per il Salone, chiediamo davvero la collaborazione di tutti. Sappiamo che le associazioni di categoria, le istituzioni ci aiuteranno in questo senso, però è la parte del focus fondamentale. Rimanendo al videogioco, però sappiamo che nell'esperienza di gaming esistono i potenziamenti. Per chi non lo sapesse, sono un oggetto mostrato a video che conferisce una particolare abilità temporanea al giocatore. Oltre alla presenza chiaramente del Friuli Venezia Giulia come regione ospite, avremo grandi ritorni, graditissimi Umbria, che non è riuscita ad essere presente ad ottobre. Comunque abbiamo costruito con la città di Torino un'area in cui potranno venire in bicicletta le persone e appoggiare le biciclette. Ovviamente la stazione di Porto. Vi ringrazio, a partire dai ministeri, come aveva anticipato prima Silvio Viale, il Ministero per la Cultura, il Ministero dell'Istruzione, spero di non dimenticare nessuno, il Ministero della Difesa, presente da sempre, il Ministero dell'Università, per la prima volta a Salone, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia Nazionale Giovani della Presidenza e del Consiglio dei Ministri. In questi 20 anni 13.000 studenti coinvolti nelle adozioni, 433 adozioni di scrittori, quest'anno sono 27, 150.000 studenti che hanno ricevuto i biglietti per entrare gratuitamente al Salone, 12.000 ragazzi di tutta Italia che hanno potuto ricevere in omaggio una copia speciale lo scorso anno della Peste di Camus. Di complessità e di coinvolgimento emotivo, la complessità appunto che ci aiuta a capire che cosa sta succedendo, non la complessità che confonde le vittime con i carnefici. È solo una chiave per capire il mondo, elementi, possono essere anche, appunto, sono spesso la più cara e affidabile delle compagnie. Allora, Cuori Selvaggi, appunto, come sapete, è il tema di questa edizione. E che cosa fare? Di cosa parliamo quando parliamo di pace all'inizio del XXI secolo, ormai appunto ben avviato?